Buonasera, bentrovati con una nuova puntata di Carpe Diem. Oggi siamo al bagno Piero di Forte dei Marmi per una puntata che dedichiamo a tutti coloro che nei mesi scorsi hanno combattuto, è il caso di dirlo, da protagonisti per far fronte ad un'emergenza che speriamo di esserci lasciati veramente alle spalle. Mi riferisco ai medici, agli infermieri, a tutti gli operatori sanitari e non solo, tutti coloro che sono stati veramente in prima linea. Questo è uno dei termini che noi stessi giornalisti abbiamo usato e di cui a volte abbiamo abusato per raccontare in realtà un dato di fatto, cioè tutte queste persone che con un grande carico di responsabilità e con scelta, quella di mettere a sacrificio la propria vita per salvare quella degli altri, sono stati veramente protagonisti di queste giornate. Vi presento subito le ospiti di questa serata, due giovanissime donne, a partire da Martina Benedetti, infermiera del NOA di Massa. Buonasera Martina e bentrovata. Siamo anche in compagnia di Anna Valli, scrittrice e criminologa. Buonasera Anna, bentrovata. Ecco, io partirei da Anna Benedetti. Uno scatto su Facebook l'ha resa famosa, diciamo così, negli ultimi mesi, proprio perché protagonista e simbolo di tutti quegli infermieri che hanno combattuto duramente ogni giorno. Parto proprio da Martina per rivolgerle questa domanda. Prima di raccontare come hai vissuto tutti questi momenti, questi duri mesi di lotta contro il virus, vorrei partire da un dato che è attuale, di cui stanno parlando tantissimi i giornali. Avrete visto le proteste degli infermieri in piazza, anche e soprattutto nelle grandi città, perché il loro lavoro, dicono, ed è questa la realtà, non è stato riconosciuto. Quindi dopo tanti discorsi retorici, anche come vi ho anticipato prima, da parte di noi stessi giornalisti, poi il riconoscimento a livello economico non c'è stato. Ecco, dove sono oggi tutti questi infermieri, Martina, che fino a ieri erano davvero in prima linea, per usare di nuovo queste espressioni, in trincea per combattere questo nemico invisibile, diciamo così? Ecco, il riconoscimento economico ad oggi non c'è stato per voi, nemmeno sotto emergenza, nemmeno durante il coronavirus. Beh Silvia, innanzitutto ti ringrazio, ecco, hai detto parole molto giuste. Hanno fatto della retorica, come hai detto, ci hanno chiamati eroi, ma penso sia facile, ecco, chiamarci degli eroi. È stata quasi una sorta anche di non prendere realmente coscienza delle proprie responsabilità nei nostri confronti, perché come dico anche nel libro, come scrivo nelle pagine del libro, è più facile dire si è sacrificato da eroe, è morto da eroe, piuttosto che è morto sul lavoro, e questo è molto più grave e comporta una presa di responsabilità assolutamente maggiore. Come hai detto tu, ci hanno propinato dei bonus, ecco, darci dei bonus in questa situazione è a mio avviso un po' una presa in giro, devo essere dura su questo argomento, perché ecco io non... Bonus come una sorta di contentino, diciamo così. Una sorta di contentino per l'enorme sacrificio, l'enorme lavoro che abbiamo fatto, non solo ora, ma che facciamo da sempre. Soltanto ora forse il mondo se n'è accorto, però noi questo lavoro, queste responsabilità, comunque queste grandi responsabilità che abbiamo, le abbiamo da sempre, non solo adesso. Adesso ecco si è enfatizzato, si è puntata la luce su di noi, ma ci siamo sempre stati e ci siamo tuttora a fianco dei cittadini e dei pazienti, ecco, che accedono ai nostri ospedali, ecco. Ecco, colgo l'occasione, tra l'altro proprio oggi, per stare sull'attualità, è stata salvata proprio dagli operatori sanitari una donna dopo il parto che ha rischiato la vita, e questo è stato possibile grazie a un grosso lavoro di squadra, appunto, di tutti gli operatori sanitari dell'ospedale Versilia. Siamo anche insieme ad Anna Valli, che è una
scrittrice e criminologa, come vi ho anticipato prima, ma non c'è bisogno di presentazioni perché ormai è molto conosciuta anche nel panorama nazionale. Anna, com'è stato ricevere tutti i giorni dalla tua amica Martina, perché voi siete amiche da diversi anni, questi messaggi? Messaggi che poi sono confluiti in un libro che vi presento, si chiama Non siamo pronti, questo è il titolo del libro, frutto di uno scambio di messaggi durato mesi tra queste due ragazze che poi avete deciso di mettere insieme, assemblare e fare un lavoro di squadra per rendere noto, insomma, tutto il lavoro e il sacrificio che c'è stato dietro in questi mesi e anche il vostro scambio di idee e di riflessioni, Anna. A lei è stato, diciamo, il mio pilastro, perché io, quando è scoppiato il caso della coppia cinese, mi spostavo nel periodo in cui mi muovevo tra Roma e Milano per il mio lavoro, e immediatamente ho chiesto a lei consigli per muovermi, diciamo, in maggiore sicurezza, perché non mi sentivo che fossero sufficienti le normali regole sanitarie. E lei mi aveva già iniziato a dire, e si parla già del 24-25 di gennaio, utilizza la mascherina, cosa che qua, come sappiamo benissimo, ancora non si diceva, anzi, era superflua, giusto? Esatto, sono passati penso 2 mesi fino a qua, prima di quando abbiamo imparato a utilizzarle, e quindi lei per me è stata fondamentale già in una prima fase. E diciamo che poi, con l'emergenza Covid, quando siamo trovati a confrontarci, io credo di poter dire di averli fatto da spalla, come lei ha fatto da spalla a me, perché quello che lei ha vissuto giorno dopo giorno era devastante sentirlo ai TG, ma soprattutto dai suoi racconti, perché lei è una mia amica prima di essere un'infermiera, e quindi mettere inizialmente tramite WhatsApp, poi nero su bianco le nostre conversazioni, è stato terapeutico per entrambe, perché abbiamo riscoperto la vita sotto diverse prospettive. Quindi una scrittura terapeutica, ma voi non avevate già in mente di pubblicare un libro poi alla fine del vostro rapporto, di lettere digitali? Assolutamente no. No, in una delle nostre conversazioni iniziali, quando era successo il caso di Codogno, lei mi disse: prossima settimana, Anna, cascasse il mondo, andiamo a farci un aperitivo, a meno che non faccia la fine degli infermieri a Codogno, che sono stati 24 ore in reparto senza mai tornare a casa. Io ho il borsone in auto. Quell'aperitivo lo abbiamo fatto settimana scorsa, dal 24 di gennaio. Dal 21 di febbraio poi è stato il paziente di Codogno. Comunque c'è stato un concatenarsi di eventi che ci hanno impedito di vivere la normalità, come è stata impedita a tutti. E quindi assolutamente no, non era preventivato, però ci siamo, a un certo punto, volevamo portare la nostra testimonianza, perché in un certo qual modo noi avevamo anticipato i tempi, un po' per le mie preoccupazioni, un po' per lei, perché lei era una professionista, siamo state lungimiranti, purtroppo. E quindi, ecco, è stata una cosa naturale, volevamo lasciare traccia di questo nostro periodo, di come l'abbiamo vissuto, e quindi abbiamo deciso di tradurre quello che erano state le nostre conversazioni digitali, certo, in un instant book, che poi è diventato quello. E la frase poi, che non so se puoi leggere sulla copertina, è quando Martina ha preso in Martina, carico. Anna, sono uscita adesso dal reparto, il virus è qui, resta in casa. E questo è stato uno dei momenti più duri del nostro scambio. Questo è il primo messaggio che vi siete scambiati? No, questo, quando è arrivato il paziente Covid, lei ha avuto in carico il suo primo paziente Covid a Massa, che era verso marzo. Sì. E di lì, ecco, abbiamo deciso a quel momento di tradurre quelle che erano anche le conversazioni antecedenti, di metterle per iscritto e descrivere il nostro percorso da gennaio alla conclusione della fase 1, che è passato il 4 maggio ufficialmente. Ecco, ci ha parlato Anna di consapevolezza. Ecco, all'inizio, diciamo così, dal primo caso nel nostro paese, si è creata da subito tanta confusione, una confusione che poi si è protratta per i mesi a venire. Lo stesso mondo della sanità ha fatto confusione su questo tema, con virologi che si sono espressi su tutto e ognuno diceva il contrario di quello che avanzava un altro collega, diciamo così. Quindi una confusione a tutto tondo, non solo dai social network, non solo causata dai giornalisti che in fin dei conti hanno riportato quello che è stato detto.
Ecco, io vorrei sapere, in tutti questi sentimenti che tu hai provato, ci sarà sicuramente stato anche un senso di frustrazione quando tu ogni volta che uscivi dal reparto, tornavi a casa e, oltre a vedere assembramenti in giro per la città, poi aprivi Facebook, i social network e vedevi un mondo che si esprimeva su tutto, anche a volte con luoghi comuni che forse erano inappropriati da leggere. Certo, hai centrato perfettamente il punto. Oltre alla frustrazione, in me c'era anche un senso di rabbia e di impotenza che ho espresso proprio anche in quel famoso post sfogo, datato 10 marzo. Esatto, lo anticipo un attimo, Martina Benedetti infatti attraverso uno scatto sui social che ritraevano il suo bel volto senza mascherina ma con il segno della mascherina dopo tante ore di lavoro è diventata un po' un caso nazionale, quindi il simbolo dell'infermiere, l'infermiere simbolo della lotta contro il virus, quindi un viso pieno di stanchezza con i tratti della stanchezza e con questo segno della mascherina sul volto. Stavi dicendo, Io Martina? smontavo appunto da una notte dove ho visto forse per la prima volta davanti ai miei occhi che cos'era veramente il Covid. Ho visto questi pazienti Covid positivi che insomma da uno, da due casi sono diventati praticamente tantissimi, hanno riempito tutta la nostra terapia intensiva in breve tempo. E mi sono ritrovata veramente davanti a qualcosa che in quel momento era forse troppo grande per me. Io non mi sarei mai aspettata di trovarmi davanti a una situazione del genere, lo dico con estrema sincerità, penso nessuno di noi nel suo piccolo si sarebbe mai aspettato di far fronte, ecco, ad una pandemia. E quella notte, ecco, ero talmente sconvolta che poi, come hai detto tu, rileggendo anche certi messaggi su Facebook, io poi lo dico anche nel post, di persone note nell'ambiente dello spettacolo piuttosto che di semplici Non amici solo, su esatto. Facebook, che continuavano a sottovalutare il virus, comunque continuavano a postare foto di assembramenti, magari di aperitivi. Ed io ero lì in quella situazione. Durante quella notte mi sono posta anche la domanda: per chi sto lavorando? Cioè, per chi mi sto sacrificando? Per chi sto facendo questo? Poi ecco, la risposta arriva: fondamentalmente lo fai anche per tutte le persone che sono effetti collaterali dell'egoismo altrui. Perché ci sono state anche prese di posizione comunque da personaggi influenti che andavano ritenendo che la crisi economica era ben peggiore della crisi sanitaria, che quella economica da subito venisse prima di quella Certo, è stato sanitaria. Questo anche detto, è una banale influenza. anche dai Certo, virologi e dagli infettivologi. è stata una banale influenza, oppure sono a rischio soltanto le persone anziane con molte patologie, quindi sono stati mandati dei messaggi contrastanti con la realtà con cui mi scontravo ogni giorno, perché io non vedevo solo persone anziane, non vedevo solo persone con patologie, non vedevo le persone che venivano descritte, da questi tali che sottovalutavano il fenomeno. Io vedevo tutt'altro, vedevo anche ragazzi giovani, vedevo persone di 50 anni, magari super fisicate, senza patologie pregresse, cioè io le vedevo, le toccavo con mano e le vedevo con i miei occhi, quindi la paura lì era veramente molta. Certo, poi anche, diciamo, siamo stati insensibili anche attraverso i media, mi rendo conto anche talvolta a snocciolare dati freddamente anche per quanto riguarda il numero dei morti. Quasi Certo, che ci sembrava un sollievo che la curva del contagio calasse, che da 1.000 morti fossimo arrivati a 700, come se non fossero davvero nulla o poca cosa quei 700 morti. certo, i bollettini di guerra, come li chiama Anna, e mi sono trovata subito d'accordo con lei nel dargli questa definizione, perché erano veri e propri bollettini di guerra delle 18, erano drammatici e veramente io mi meraviglio di come di fronte a quei dati
le persone potevano dire andrà tutto bene, piuttosto che sottovalutare, ecco, il fenomeno e continuare a mandare messaggi, ecco, messaggi contrastanti con ciò che i dati comunque ci stavano dicendo, ecco. Ci fermiamo qualche istante e poi torniamo subito dopo per tornare a parlare con Martina e Anna di quello che è stato vissuto in prima persona in tutti questi mesi difficili. A tra poco. Eccoci rientrati di nuovo con Carpe Diem, siamo in compagnia di Martina Benedetti, infermiera del NOA di Massa, e di Anna Valli, scrittrice e criminologa. Insieme queste due ragazze, due amiche, hanno scritto un libro, Non siamo pronti, lettere digitali dal fronte Covid. Uno scambio di messaggi digitali, appunto, tramite WhatsApp, che in tutto questo periodo di emergenza queste due ragazze, queste due amiche, da tanti anni si sono scambiate, che poi sono diventati un libro, una scrittura catartica che le ha fatte uscire da questo periodo veramente difficile. Martina raccontava ad Anna ogni giorno quello che stava accadendo nei reparti dell'ospedale, mentre Anna le dava il suo supporto psicologico. Volevo partire da qui con un messaggio che Anna all'inizio del libro ha rivolto a Martina e su cui volevo riflettere insieme a voi. Mentre passavano le settimane e il bollettino da contagio diveniva gravido di sangue e morte, l'8 marzo i navigli erano popolati da schiere di giovani incapaci di rinunciare all'aperitivo delle 18, incapaci di percepire il rischio al quale si esponevano ed esponevano gli altri, animati da spirito di indistruttibilità e sfida nei confronti dell'ignoto. Anna, ecco, quando hai scritto questo messaggio, diciamo, eri piena sicuramente di sentimenti, di paura, ma anche di rancore, forse è troppo, verso tutti coloro che questo senso civico lo avevano messo da parte in partenza, diciamo così. Secondo te, per quanto riguarda i giovani, anche sulla base delle riflessioni che ci siamo fatte prima, nella prima parte in cui ci siamo dette appunto che tante contraddizioni avevano caratterizzato questo periodo, forse i giovani non avevano ancora ben capito a che cosa andavamo incontro, erano così consapevoli secondo te di quello che stavano facendo? Sicuramente no, perché altrimenti i navigli non sarebbero stati popolati da così tante persone proprio in un momento in cui appunto i bollettini erano già di guerra, perché c'era l'aperitivo delle 18, ma intanto gli ospedali erano già in crisi, le strutture sanitarie non riuscivano, già avevano difficoltà ad ospedalizzare e quindi fornire assistenza a tutti. E fin dal primo momento, io ragionando con Martina, una cosa che mi era balzata alla mente è che non in quanto io non ho competenze scientifiche, però la cosa di cui mi ero subito preoccupata era il fatto che chi si ammalava di Covid-19 necessitava di ingenti cure, quindi di un periodo anche lungo di ospedalizzazione, e quindi non era tanto capire o comprendere la letalità del virus quanto piuttosto che nessun sistema sanitario avrebbe retto a una richiesta così di aiuto, di prestare appunto cure ai pazienti. E credo che appunto ci sia stato tanto menefreghismo, tanto egoismo, tanta superficialità che riflette a tratti anche quella che è la nostra società, e quindi anche animati forse da uno spirito di indistruttibilità, di mito della salute a tutti i costi, che con gli anni abbiamo, diciamo, imparato a conoscere e imparato a far parte integrante della nostra vita. E quindi ci siamo sentiti indistruttibili, si sono sentiti indistruttibili, e quindi c'è stato un pensare per se stessi, dimenticandosi che è vero che, come diceva prima Martina, lei in terapia intensiva ha visto anche ragazzi faticare, quindi si è, diciamo, anche con le fake news divulgatesi che colpiva soltanto gli anziani, si è pensato che fosse un problema che non ci riguardava, però dimenticandosi di avere nonni, di avere magari anche persone malate in casa, oppure persone affette da patologie, pur diciamo nel non saperlo. E quindi, ecco, sicuramente c'è stato ignoranza, menefreghismo e sfida nei confronti dell'ignoto e della malattia. E quindi questo mi ha fatto tanto riflettere, mi sono confrontata spesso con Martina e non ho vergogna a dire che provavo rabbia. Ecco, io leggendo questo messaggio mi è venuto in mente anche quest'altra riflessione che ti propongo.
Diciamo che l'emergenza sanitaria si è da subito tradotta in emergenza economica e diciamo che i giovani sono i primi che ne risentiranno di questa emergenza economica. Già prima di prospettive sul fronte lavorativo e non solo ce n'erano poche. Ecco, il fatto che il futuro sia ancora così incerto e anzi che lo sia ancora di più non può essersi tradotto in questo desiderio, questa volontà di anestetizzare un po' questi sentimenti di rabbia. Potrebbe essere una reazione, secondo te, anche a tutto questo? Sicuramente c'è stato chi ha voluto scacciarne il pensiero in una sorta di rimozione e di cancellare il problema. Però quello che io sostengo e penso che sia un consiglio che possono seguire tutti è che tutte le nostre esperienze sono plasmate non dai momenti facili, ma al contrario da quelli difficili. E quindi credo che chi abbia agito così, chi si sia posto così di fronte al problema, abbia perso una grossa opportunità, cioè l'opportunità di trarre da un momento così difficile spunto per fare meglio, per progettualizzare, perché ci è sembrato di essere in pieno inverno, no? L'inverno siamo balzati da febbraio, siamo tornati alla luce del sole che era maggio. Quindi abbiamo vissuto una stagione lunghissima, chiusi in casa, con i ristoranti e bar chiusi, senza possibilità di avere il contatto e di interagire con l'altro se non attraverso gli strumenti tecnologici. E quindi per forza di cose abbiamo dovuto fare tutti i conti, tranne con chi era in prima fila naturalmente a combattere al fronte, con la nostra vita, il nostro futuro e i nostri progetti. E io credo che bisogna imparare a convivere con la stagione che ci è stata data in sorte, quindi noi non eravamo responsabili, non siamo stati responsabili del Covid-19, però lo saremo e lo siamo sicuramente nel momento in cui decidiamo cosa trarre da questa esperienza, perché comunque un anno pandemico sembrava così lontano, l'ultimo è stato un secolo fa, la spagnola, quindi tutti siamo trovati a vivere una realtà che non ci si aspettava, cioè ci ha piombato addosso come una spada di Damocle. Miliardi di telefonini nelle tasche, però esatto. Ci siamo trovati esatto. Confusi e sprovvisti nell'affrontare certo. Un virus. Perché come rispetto all'influenza spagnola, noi in più abbiamo giusto la tecnologia, certo. ma di fatto per che però i suoi limiti, e sono evidenti i limiti. Esatto. E poi per contrastarla però abbiamo dovuto attingere a quelle che erano le metodologie di un secolo fa, quindi stare in casa perché non essendoci il vaccino, certo. Quindi non avevamo altra scelta. Ecco, tecnologia che però è stata veicolo di luoghi comuni, dicevamo anche prima, tra i tanti luoghi comuni Anna mi ha fatto riflettere su quello che diceva prima, cioè che tanti pensavano che saremmo migliorati dopo questo periodo, ma è davvero così? Voglio condividere questa riflessione con Martina Benedetti su questo punto, appunto, saremmo migliori, ma gli infermieri o anche le persone comuni, quelli che non hanno fronteggiato il virus? Comunque ecco, la scelta di essere migliori dipende comunque dal singolo, quindi io dico sempre non è la pandemia che ci può rendere migliori, che ci ha reso migliori, ma è il singolo e come si pone esso nei confronti di ciò che gli è capitato, no? Come diceva Anna, in questo momento ognuno può trarre il meglio e il peggio da un'esperienza. Per esempio nel nostro caso, anche nel mio caso, insieme ad Anna, lei mi ha aiutato, perché è stata, come ha detto lei, un pilastro, no? Questa cosa la penso, la condivido. Ho tratto dall'esperienza più brutta della mia vita, perché lo posso dire che è stata l'esperienza più brutta e traumatica della mia vita, ho cercato di tirare fuori un libro, comunque un lascito, un lascito ecco anche per le generazioni future, una sorta di memoria, e ho cercato ecco da una cosa brutta di trarne comunque qualcosa di positivo, ecco, e questo dipende tanto dal singolo e da come affronta la crisi. In alcuni momenti non nego che io abbia avuto bisogno anche di parlare con uno psicologo, con uno specialista che mi ha aiutato ad affrontare dei momenti più delicati della mia vita, e anzi io lo consiglio veramente a tutti, anche ai colleghi, anche alle persone ecco, che di parlarne con un vivono un momento di forte stress, sì, di parlare comunque,
di fare quello che le fa stare bene, di essere aiutate e di non aver timore nemmeno a chiedere aiuto o a far vedere le proprie debolezze, a mostrare le proprie debolezze, no? Perché oggi è comunque un mondo che ti invita, ecco, a nascondere anche le debolezze, però a mio parere, ecco, è importante parlarne. Non ti nego, sia io che Anna siamo rimaste molto toccate anche da alcuni suicidi avvenuti nel mondo sanitario, per esempio, e ne abbiamo parlato, diciamo, anche... che si è parlato molto di più di quelli economici. Sì, ne abbiamo parlato anche nel libro, per esempio, c'era anche la paura per gli operatori sanitari di essere veicolo di trasmissione del virus. Questo è un aspetto importante, e io in primis posso testimoniare che è veramente terribile, perché insomma ho avuto in prima persona molta difficoltà nel riallacciare i rapporti sociali alla fine della fase 1, proprio per questo timore. Tu mi stai parlando, quindi, degli altri, ma per te stessa hai avuto paura? Sì, per me stessa in primis. Io non avevo paura tanto di prendere il Covid, che comunque avevo paura di prenderlo, ma non è tanto stata, di portarlo a casa. Brava, non è stata tanto la paura di quello, quanto di essere il veicolo io della malattia per i miei cari. Qual è stato il rapporto con i tuoi cari in quel periodo? Non li hai potuti non vedere? Non li ho visti ovviamente. In questo caso la tecnologia, ecco, mi è servita, quindi l'altra faccia della medaglia, no? Come ogni cosa c'è il lato positivo e il lato negativo. Il lato positivo della tecnologia in questo caso è stato, ecco, la finestra sul mondo che mi poteva dare in quel momento. Anche semplicemente i messaggi, gli scambi con Anna sono avvenuti grazie all'aiuto dei social, di internet, di Skype, di tutti, ecco, i mezzi tecnologici. Quindi forse per la prima volta nella vita ho scoperto il lato utile della tecnologia. E tu stessa sei stata di aiuto a tutti quei pazienti che a loro volta non hanno potuto vedere i loro cari? Certo. Ricordi un episodio che ti ha cambiato in questo periodo? Uno degli episodi più belli è stato quando è arrivato il tablet in reparto. Il tablet era una finestra attraverso la quale i pazienti potevano comunicare con i loro familiari, e è stato comunque, cioè, è stato molto commovente anche vedere certe scene, ecco, certi incontri, tra virgolette, incontri virtuali, diciamo, e in quel momento entravi veramente nell'intimo delle case, entravi nell'intimo delle famiglie, e spesso in alcuni momenti mi sentivo anche inopportuna, diciamo, però comunque ero lì, io dovevo reggere il tablet, sicché ero spettatrice, ecco, involontaria di alcuni, ecco, momenti molto, molto intimi, e questa è stata una forte emozione. Voi ringrazio infermieri di aver avuto i dispositivi di protezione, certo, individuale, così volevo potevo piangere. Volevo parlare anche di quello. All'inizio vi siete sentiti soli anche dal punto di vista della carenza dei dispositivi, ma anche della lentezza nell'effettuazione dei tamponi, dei test sierologici. Tu quando hai fatto il primo test? Il primo test sierologico l'ho fatto il 15 di aprile, il prelievo quindi ematico. Dopo circa un mese e mezzo in cui hai lavorato quotidianamente tutti nei reparti. Tutti i giorni a contatto con Covid, sì. E quindi hai avuto paura? Beh sì, in quei momenti devo dirti che l'ansia della risposta è stata tanta. Poi, ecco, è arrivata la risposta, per fortuna, ecco, non ho mai contratto il virus, e quindi insomma è stato proprio un tornare a respirare, ecco, un essere più sollevata comunque, certo. E a mio parere ne abbiamo diritto tutti a provare questa sensazione. A proposito di sensazioni che cambiano la vita, prima di andare in pubblicità guardiamoci questo video, questa testimonianza di una infermiera dell'ospedale Versilia che ha raccontato tutta la sua paura nell'effettuare appunto il test sierologico, inizialmente positivo e poi l'attesa dal test al momento in cui ha potuto effettuare poi i tamponi, e poi altre esperienze che ci ha raccontato davvero toccanti. Sentiamola in questo video e poi andiamo in pubblicità.
sapevi tutti i sacrifici che facevi, tutto quello che comportava stare lì dentro, quindi la paura di portarsi qualcosa a casa, la paura di poter contagiare i propri cari, coloro che c'erano accanto, qualsiasi cosa. Beh, questa paura l'ho avuto anch'io perché ho fatto un sierologico che l'azienda ha messo a disposizione per i propri operatori e sono risultata positiva. Quindi anche lì ho vissuto giorni abbastanza duri, e ho fatto 3 tamponi e per fortuna tutti e 3 sono stati negativi. E lavorare in terapia intensiva Covid ha significato riscoprire e tirare fuori una parte umana che forse spesso mettiamo da parte nella nostra professione e che forse non ci viene riconosciuta neanche dagli altri. A volte vuoi per la routine di lavoro, per la mole di lavoro che ci sa, però ecco, questa è una cosa molto bella che abbiamo riscoperto tutti. Lavorare in equip è stato fondamentale perché eravamo talmente stanchi anche per dirci una parola, ma sapevamo che con uno sguardo ci sopportavamo e supportavamo a vicenda. E eravamo tutto per quei pazienti, la famiglia, la persona di riferimento in quel momento, quello sguardo da percepire che gli poteva infondere un pochino di sicurezza, una parola, un qualsiasi gesto potesse dire tranquillo, va tutto bene. E un aneddoto particolare da raccontare è stato che un paziente, una volta siamo stati chiamati per un'urgenza, questo paziente sempre in area Covid, ma non diciamo dei pazienti intubati, era peggiorato e quindi fu spiegato dai medici che questo paziente doveva essere intubato. E lui con gli occhi pieni di lacrime, quindi vedere già una persona di una certa età con questi occhi pieni di lacrime, questi occhi azzurri pieni di lacrime e pieni di terrore, ci ha chiesto di poter abbracciare sua moglie. Ovviamente i parenti non c'erano, non potevano entrare e noi abbiamo stretto forte forte la mano, abbiamo chiuso tutti gli occhi insieme intorno al suo letto e gli abbiamo detto faccia finta che lei ora stia abbracciando sua moglie. Beh, questa è stata un'emozione che penso non scorderò mai per tutta la vita e che mi porterò sempre dentro, e pensando a tutte le persone che mi mancavano in quel momento e che avrei voluto abbracciare, ma i miei stessi colleghi forse, che non abbiamo mai potuto scambiarci neanche forse una carezza, ci abbracciavamo spesso con le tute ed è stata una cosa emozionante. Eccoci di nuovo insieme con Carpe Diem. Abbiamo appena visto la testimonianza e il racconto di un'infermiera dell'ospedale Versilia che ha raccontato gli episodi che principalmente le hanno cambiato la vita, cioè sintonia, ci sono uguaglianze con i racconti che di cui ci ha appena reso partecipe anche Martina Benedetti. Volevo passare adesso ad Anna Valli per parlare di una metafora che è preponderante in tutta la lunghezza di questo libro, Non siamo pronti, questo libro scritto a 4 mani da queste 2 giovani professioniste. Ecco, una metafora con la guerra, Anna. A proposito delle metafore di cui abbiamo parlato finora, secondo te le analogie sono così evidenti, rilevanti, oppure è più una nostra esigenza di chiamare con un sentimento, un qualcosa di noto, che è appunto la guerra, un nemico invisibile, appunto, qualcosa che ci è altamente sconosciuto? Prima parlavamo di senso civico, di responsabilità, che è quello che è venuto meno durante il Covid, e io mi sono appunto a lungo interrogata su certi comportamenti, su comportamenti di chi prima faceva l'aperitivo sui navigli e poi magari si recava al supermercato solo per comprare una scatoletta di tonno perché era l'unico modo per poter uscire di casa. E io ho fatto un parallelismo con la storia di Anna Frank, perché noi ci siamo inventati diverse attività, no? Nel rimanere in casa, tutti ci siamo improvvisati fitness addicted, tutti abbiamo iniziato a cucinare, e perché appunto a testimonianza del fatto che è vero, abbiamo, in un mondo globalizzato, abbiamo riscontrato difficoltà nel rimanere in casa. E ho fatto appunto il parallelismo con Anna Frank, perché c'era comunque persone che con qualsiasi pretesto sono uscite, se ne sono, diciamo, fregate di quelle che erano le direttive governative,
E quindi io mi sono chiesta, ma Anna Frank, che era costretta, è stata costretta per lunghi mesi a vivere in una soffitta solo con il suo diario, non poteva muoversi, non poteva affacciarsi al balcone, non aveva smartphone, com'è possibile che noi società non riusciamo a rispettare quelle che sono le direttive che ci vengono richieste per contrastare il virus e quindi per la nostra stessa tutela, quando abbiamo social network, abbiamo TV, abbiamo qualsiasi svago di sorta? E quindi per questo, in questo io ci ho visto veramente... Forse perché la percezione del pericolo era totalmente diversa. Certo, sì. C'era sempre questo spirito di onnipotenza, questa... diciamo convinzione di non essere, di essere in qualche modo immuni, quando cioè, i fatti ci hanno dimostrato, i reparti ci hanno dimostrato che di fatto nessuno poteva considerarsi immune dal virus, perché comunque ancora non sono state comprese quelle che sono le dinamiche, le caratteristiche anche genetiche eventualmente che possono determinare l'aggressività o meno del virus stesso, quindi diciamo che c'è stata tanta irresponsabilità e sfrontatezza nei confronti del nemico subdolo, perché appunto a differenza della guerra il Covid, essendo un virus, non lo può vedere e quindi diciamo che per certi versi, a mio avviso, è stata ancora più drammatica la situazione, però qualcuno l'ha percepita come tale, questo sicuramente. Ecco, c'è una nota poesia di Giuseppe Ungaretti che vorrei utilizzare per cercare di approfondire meglio questo tema, perché a mio avviso in questa poesia si esprimono le distanze che ci sono tra la guerra e qualsiasi altro tipo di emergenza, ma anche la vicinanza, frasi proprio letteralmente in comune che noi abbiamo percepito, che noi abbiamo sentito in tutti questi mesi di emergenza, la veglia di Ungaretti scritta in tempi di guerra. Forse la differenza con il fronte è dovuta al fatto che chi sopravviveva, no, alla fine della giornata poteva, non veniva meno quello che era un caldo abbraccio con esatto. Tra i superstiti, mentre invece è proprio questo che è venuto a mancare in tempi di coronavirus, perché un semplice abbraccio, la semplice pacca sulla spalla esatto. Potevano essere insomma quindi veicolo. Ben diverso da un'intera nottata buttato vicino ad un uomo esatto. Massacrato, questo ti fa capire proprio il terrore, esprime il terrore e l'ansia della guerra, poi però dice anche nel silenzio ho scritto lettere piene d'amore. Noi non abbiamo scritto lettere piene d'amore su carta, però ci siamo scambiati tanti messaggi, Skype, in questo senso i social network sono, certo, stato, certo. Sono stati un grosso aiuto. E soprattutto, dice, non sono mai stato così tanto attaccato alla vita. Ecco Martina, mi rivolgo a te, non sono mai stato così tanto attaccato alla vita. Quando sei vicino alla morte, condividi queste esperienze atroci, è un sentimento che sicuramente avrai provato anche tu. Certo, diciamo che non... comunque ecco, facendo l'infermiera di terapia intensiva la morte è una realtà che spesso mi trovo ad affrontare, tuttavia non si è mai pronti, no? Non si è mai pronti di fronte alla morte e soprattutto a queste morti che vogliamo ricordare sono state ben diverse dalle altre, poiché ecco il paziente in questo caso era da solo, eravamo noi gli unici a poterlo vedere per l'ultima volta e questa cosa ha creato in me un po' sconforto e anche un sentimento di non adeguatezza, ecco, a esserci io in quel momento piuttosto che il familiare confinato a casa. Certo. Questo è stata una delle cose più drammatiche che mi sono trovata ad affrontare, ecco, il fatto anche dello smaltimento comunque della salma, che aveva un percorso particolare, c'erano dei sacchi neri, no? E ecco, chiudere la cerniera di un sacco nero, anche questa è stata un'esperienza. Ti sei trovata a fare anche questo? Sì, è stata un'esperienza traumatica. Ti chiedo, hai paura che ci sia un ritorno nei prossimi mesi? Sì. Come lo stai vivendo questo periodo? Io allora cerco di viverlo bene, relativamente parlando, perché altrimenti, non, cioè, insomma, la vita deve continuare. È logico che io ho molta speranza nel futuro, sono una persona di indole ottimista e ecco, mi auguro che le persone, che la maggior parte delle persone abbia capito. Anche se purtroppo imperversano comportamenti scorretti,
tuttavia ecco, ho molta speranza nel futuro, mi auguro che non arrivi ecco mai una seconda ondata, anche perché se dovesse arrivare ecco non so quanti di noi operatori sanitari sarebbero fisicamente e psicologicamente pronti ad affrontare una seconda ondata. Questa è la mia paura. Quindi non eravamo pronti, ma non siamo pronti nemmeno oggi, secondo te? Siamo più pronti dal punto di vista comunque organizzativo, tecnico e medico e pratico, sicuramente. Ecco, ma dal punto di vista della stanchezza fisica degli operatori, su questo secondo me c'è ancora un grande lavoro riabilitativo da fare. Senti Martina, tra gli slogan e i luoghi comuni di cui parlavamo prima, saremo migliori ma anche andrà tutto bene. Ecco, quando leggevi queste frasi, che tra l'altro abbiamo anche inculcato ai bambini con tutti questi disegni, è stata omologazione pura in questo senso, perché abbiamo inculcato un messaggio quando avremmo potuto dare semplicemente loro i pennarelli in mano e carta bianca per poter esprimere quello che in realtà provavano. Ecco, secondo te è davvero un luogo comune, un bisogno di sentire che qualcosa, che tutto andrà bene davvero? Come l'hai percepito? Come Beh, l'hai vissuto? Io in quei momenti l'ho percepita molto male, nel senso che non mi trovavo ecco, d'accordo su questo slogan che imperversava ovunque, Anna, con me. Cioè, siamo state sulla stessa lunghezza d'onda fin da subito, perché ecco, abbiamo trovato questa frase irrispettosa verso comunque tutte le persone per cui non è andata bene, quindi a chi purtroppo è morto di coronavirus, alle famiglie a casa e insomma a chi si trovava ancora a lottare tra la vita e la morte, quindi non l'abbiamo trovato... A tanti non è andata bene. No. Quindi in generale non è andata bene. No. Non mi sento di dire che è andata bene. Abbiamo parlato di responsabilità, lavoro in prima fila, anche Anna ha lavorato in questi mesi in prima fila per far fronte a un'altra emergenza dovuta al periodo di lockdown, che è quella delle violenze sulle donne, che è aumentata notevolmente in questo periodo. Anna, che cosa ci puoi raccontare su questo? Anzitutto ti ringrazio perché insieme ci siamo fatte portavoce all'inizio del confinamento di una campagna proprio volta a sensibilizzare e a comunicare alle donne vittime di violenza come poter fare per difendersi dal maltrattante. E da donna a donna penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro, Silvia, quindi ti ringrazio. Purtroppo, come era da aspettarsi, il confinamento ha determinato un incremento degli episodi di violenza domestica, perché in lockdown le donne si sono trovate con il virus fuori ma con il mostro dentro, e quindi con le difficoltà connesse a quelle che erano le richieste di aiuto, non potendosi più ritagliare uno spazio minimo, anche quello che poteva bastare per una telefonata, per farlo. E quindi diciamo che in quel senso... Addirittura mi raccontavi di donne che fuggivano nella doccia per poter chiamare, chiedere aiuto. E questo ha spinto le istituzioni a fare un passo avanti rispetto al numero telefonico e quindi a prevedere un riutilizzo di un'app che è YouPol, che in realtà era già utilizzata per combattere altri fenomeni come il cyberbullismo. E in ultimo, quindi nelle more del lockdown, a raggiungere un accordo con la Federazione Farmacisti e il Ministero delle Pari Opportunità, che consente alle donne, consentiva, comunque penso che ancora sia operativo in realtà, di rivolgersi in farmacia e utilizzare la parola in codice mascherina 1522, e in quel modo è lo stesso farmacista ad attivare il percorso per poi uscire dalla violenza. Ci sono stati dei risultati? Perché questa cosa ce l'avevi raccontata qualche mese fa. Ci sono stati risultati a seguito di questa iniziativa? Le donne hanno cominciato a denunciare di più? Sì, hanno cominciato a denunciare di più, probabilmente resisi conto che quel periodo di confinamento non sarebbe finito in un breve termine, quindi non potevano più sottostare a quelle che erano le violenze triplicate, aumentate all'interno delle mura domestiche, e forse sono rese conto che la violenza non deve essere giustificata, e questo è importante, un messaggio che voglio lanciare e colgo l'occasione per farlo, è che la violenza si attribuisce solo a chi l'agisce. Nessuna donna può farsi carico di responsabilità in questo senso, spesso viene dimenticato, però sono fiduciosa perché ora anche i centri antiviolenza stanno riprendendo progressivamente le loro attività. E questo è importante perché non ci dimentichiamo che è vero che siamo in fase 3, ma tante grandi aziende sono rimaste con la modalità smart working, e quindi questo può comportare ancora per alcune donne
il fatto di essere recluse con il maltrattante in casa, se appunto le diciamo, modalità lavorative continuano a essere quelle dello smart working. Quindi ecco, questo è importante, gli aumenti sono stati esponenziali. Quindi il fatto che ci siano stati meno denunce è dovuto al fatto, certo. È un fatto grave, perché è dovuto al grave. Fatto che le donne non sono riuscite. Addirittura nelle prime due settimane di marzo il procuratore aggiunto di Milano segnava un calo pari alla metà, e questo è stato un segnale indicativo per deporrendo, nel senso che dovevamo fare qualcosa, perché non era vero che erano diminuite le violenze, ma era soltanto il fatto che vi era impossibilità per denunciare. Addirittura l'altra settimana una donna, per sfuggire al maltrattante, sempre in regime insomma, di smart working, si è lanciata dal terrazzo, si è rotta una gamba pur di andare all'ospedale e allora ha denunciato. Quindi questi sono segnali purtroppo... Ha scelto il male minore. Esatto, esatto. Siamo a conclusione di questa puntata, io ringrazio tantissimo Martina Benedetti e rivolgo, penso, a nome di tutti noi, a nome di tutti i telespettatori, un grosso grazie per tutto quello che è stato fatto in questi mesi, lei che è simbolo di tutti gli operatori sanitari che hanno combattuto per la vita. Grazie anche a tutto quello che ha fatto, anche a lei, ad Anna Valli, grazie Martina Benedetti, Anna Valli, per essere state con noi. Grazie di cuore. Grazie a te. Grazie, noi ci rivediamo invece alla prossima puntata di Carpe Diem, grazie a tutti i telespettatori per averci seguito. Arrivederci e alla prossima puntata.